MaggioFest, 26esima edizione 2017. Anche quest'anno siamo giunti con la nostra manifestazione, è un appuntamento che per la nostra città ormai è una promessa di continuità e soprattutto, come si può ben vedere dal manifesto rosa con questo fauno disegnato da Stefano Canulli, una promessa di cultura ancora perché ce n'è bisogno in un momento così difficile. E partiamo come tutti gli anni dal cinema e abbiamo tre appuntamenti importanti, anzi con un quarto che è un evento. Il primo è il 5 maggio con un omaggio a Tonino Valeri, ad un anno della sua scomparsa. E nella Multisala Smeraldo, nella Sala 2, presenteremo, anticipando il film più amato da Valeri, Il prezzo del potere, un docufilm ideato e diretto da Anna Fusaro e Antonio D'Orazio, Mi chiamo Tonino Valeri e faccio il western. È un documentario molto significativo perché è del 2002, che vede la partecipazione dello stesso Valeri, che ripercorre emotivamente la sua storia, la sua vita di cineasta, la sua terra, la sua abruzzesità, anzi la sua nascita tra Montorio, la vita a Campi e Teramo. Cinema d'autore, maggio italiano, Fabio Mollo è un giovane cineasta e presenteremo sempre nella Multisala Smeraldo l'8 maggio, nella Sala 1, Il Sud e Niente del 2013 e l'ultimo film di Fabio Mollo, Il padre d'Italia del 2017. Presenterà il regista presente in sala, Leonardo Persia. Un ricordo e un omaggio ai filmmakers abruzzesi anche quest'anno nel contenitore Videa, con la presenza di autori come Claudio Romano, che è stato ospite anche l'anno scorso con il suo lungometraggio, Stefano Saverioni, Gianfranco Spitilli, Fabio Scacchioli e Vincenzo Core, in corti d'autore, con la presenza degli autori in sala naturalmente, che parleranno e dialogheranno col pubblico dopo che ci sarà stata la proiezione dei loro lavori. Ancora con cinema, e qui abbiamo Mauro John Capece e il suo film che è Sfession. Sfession è una produzione, un lungometraggio presentato anche in America, vede un cast interessantissimo, tra l'altro tra gli interpreti c'è anche Giacinto Palmarini, attore di teatro, bravissimo, teramano, che purtroppo in serata non potrà esserci, ma ci sarà nella serata del 12 maggio allo Smeraldo, il regista Mauro John Capece con il cast del film e si tratterrà con Leonardo Persa con il pubblico in sala. Una sezione interessante e abbastanza corposa è quella dedicata ai libri e quest'anno sono tre le pubblicazioni che presenteremo in collaborazione con la provincia e con la biblioteca provinciale. Partiamo il 10 maggio con La piccola storia del femminismo in Italia, un volumetto preziosissimo scritto da Lia Migale, teramana di origine, ma vive a Roma, giornalista, politologa, insegnato alla Sapienza Economia Aziendale, dirige la Casa delle Donne a Roma, insomma ha ritenuto opportuno di scrivere un piccolo memorandum per le nuove generazioni maschili e femminili su quella che è la storia del femminismo e il valore contemporaneo della parola femminismo. Presenta la serata, e la presenza naturalmente dell'autrice, Adriana Buffardi, femminista, storica e politologa, che ha un attivo, militanza e politica e soprattutto è stata assessore durante la regione Campania con Bassolino. Lunedì 15 maggio nella sala Fondi Antichi, anche qui della biblioteca, presenteremo Vicino e Visibile, che è l'ultima fatica poetica di Daniele Attanasio, edito dalle edizioni Nino Aragno. Daniele Attanasio è una raffinata poetessa romana, ha diretto con me per 10 anni Teramo Poesia, ha vinto molti premi, ha partecipato a molti premi italiani e tra l'altro è risultata finalista al Viareggio con la sua precedente opera. Galaverni ne parla sul Corriere della Sera del 2 aprile come una pubblicazione importante e parla di Daniela come una delle voci poetiche più interessanti nel panorama italiano. I tormenti del giovane Kilgren nella sala polifunzionale della provincia, mercoledì 17 maggio alle 17.30,
l'autobiografia di Daniele Kilgren, il vulcanico ideatore dei borghi, degli alberghi diffusi, del borgo di Santo Stefano di Sessanio, che sarà presente per parlare insieme al pubblico di questa sua straordinaria vita e della sua biografia. Quest'anno appare la danza, ritorno, un piccolo ritorno della danza con una collaborazione con l'Abruzzo Circuito Spettacoli, e presenteremo nel Teatro Spazio Electa l'11 maggio e la compagnia Spellbound Contemporary Ballet, diretta da Mauro Astolfi. Questo spettacolo si replicherà nella sala Electa l'11 maggio alle ore 21. Spellbound Company è stata già ospite di Maggio Fest nel 2006-2008 e quindi è un piacevole ritorno anche della danza nel nostro programma. L'evento particolare è a un anno della scomparsa di Marco Pannella, il ricordo di Marco Pannella nei giardini a lui intitolati qui alla provincia. Qui generosamente la Benedetto Marcello col quartetto Saramago, Alba Riccioni, gli allievi del corso serale di recitazione di Spazio 3, Macedone e Mauro Girolamo daranno vita dalle 18 in poi a un ricordo brillante con musica e voci e teatro del nostro concittadino. E questa giornata vuole essere non solo un ricordo alla sua memoria, ma anticipa un comitato che verrà a formarsi per celebrarne il senso politico e la forza eversiva e creatrice di Giacinto Pannella. Chiudiamo questa 26esima edizione con la danza, la musica, il canto, il saltarello. I solisti dell'Orchestra Popolare del Saltarello, diretti da Danilo Di Paolo Nicola, che è un grandissimo organettista della nostra città e che ha un tour di tutto rispetto internazionale. Presenteremo questo momento musicale nei giardini di Marco Pannella sabato 20 maggio alle ore 18. E sarà l'occasione per ballare, cantare, per divertirsi con quella che è una danza popolare che vuole essere recuperata, di grande significato, di grande potenza e di grande memoria per la nostra storia abruzzese. E con questo momento di musica si chiude il Maggio Fest di quest'anno, che è stato anche qui con 10 appuntamenti presente nella città e costituisce un po' la continuità culturale anche di questa città, grazie al sostegno della Fondazione Tercas, della provincia di Teramo e degli enti come il Comune e la Regione. E voglio ricordare che questo è un momento di rinascita, di continuità per questa città, per quanti credono in lei e per quanti sono rimasti e aspettano che tornino in massa per viverla con pienezza e con amore. Box.